Stamani siamo con Costanza Vaccaro, l'ingegner Vito Borrelli e l'architetto Leonardo Bertelli. Presentate un esposto contro gli atti amministrativi dell'ospedale. È un esposto che ha presentato come gruppo misto, Costanza Vaccaro, e firmato anche da De Liberti, se non sbaglio, giusto? Consigliere Gianluca De Liberti. Consigliere Gianluca De Liberti. Ecco, ci vuoi parlare un attimo, ci volete parlare un attimino di questo esposto? Ben volentieri. Dunque, per realizzare il nuovo presidio ospedaliero, l'ASL Toscana Nord-Ovest a dicembre dello scorso anno ha bandito un concorso di progettazione dal costo, dal valore solo quello, di oltre 20 milioni di euro. Ebbene, a fronte di un progetto così importante e rilevante, a noi sembra carente tutto lo stato di attuazione di quelle preliminari procedure tecniche ed amministrative che sono necessarie. In buona, diciamo, sostanza, per noi non c'erano i presupposti amministrativi affinché il concorso potesse essere bandito dalla ASL Toscana Nord-Ovest. Sono sette le motivazioni che sono alla base di questo esposto. A titolo esemplificativo ve ne diciamo, ve ne racconto una. Secondo noi siamo convinti che un consiglio comunale, piuttosto che una giunta comunale, piuttosto che un'azienda ASL, non disponga del titolo e del potere di distruggere beni pubblici che sono oltretutto in ottimo stato e che sono di proprietà dell'intera collettività. Questo nuovo progetto di questo nuovo ospedalino, perché tale sarà più piccolo di quello attuale, tra le altre cose prevede appunto la distruzione, la demolizione dei cosiddetti nuovi padiglioni, cioè quelli di più recente costruzione che sono oltretutto in ottimo stato di conservazione. E demoliranno questi padiglioni per recuperare una parte di quel parco urbano che devasteranno costruendoci sopra il nuovo monoblocco ospedaliero. Ma vi pare possibile? A noi sembra veramente una scelta folle, cioè Salvetti con un colpo di ruspa in buona sostanza, o meglio, con un colpo di ruspa voluto da Salvetti e compagni, verranno ad esempio cancellati i padiglioni 15 e 16, che sono quelli di più recente costruzione, costruiti nei primi anni 2000, e poi ancora le superficie che è stata realizzata nel 2010, cioè parliamo di opere pubbliche il cui solo valore murario oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ci rendiamo conto? Ci sono poi altre motivazioni di cui magari parleranno anche i colleghi. Il punto è che noi diciamo, abbiamo presentato questo esposto con tante buonissime motivazioni che supportano la nostra iniziativa, che guardate, né più né meno rientra tra gli obblighi istituzionali in capo ad un consigliere comunale che nel momento in cui ha la percezione di una eventuale difformità tra gli atti amministrativi e le leggi deve segnalare queste cose alla procura, diciamo, agli organi competenti, cosa che stamani mattina con il consigliere Gianluca De Liberti, con l'ingegner Vito Borrelli e l'architetto Leonardo Bertelli abbiamo fatto presso la Procura della Repubblica.